Il Mauro Ferretti Show è iniziato poco dopo le 16 in mattinata. Il presidente dell'Arezzo, accompagnato dal direttore generale Andrea Riccioli, si era presentato in comune per un faccia a faccia con il sindaco Ghinelli, che si è detto poi tranquillizzato dalle rassicurazioni avute. C'era molta attesa per le dichiarazioni del presidente dopo la 3 giorni che ha riportato la questione societaria al primo punto. E Ferretti si è presentato in sala stampa con i legali che lo stanno seguendo. Accanto non poteva mancare proprio Andrea Riccioli. Il presidente ha letto una dichiarazione dove ha ribadito la volontà di restare in sella al sodalizio del Cavallino. Quello che voglio dire invece io è che la mia presidenza e la mia proprietà dell'Unione Sportiva è salda e non è in discussione. Così come non è in discussione la mia volontà di portare avanti i programmi che abbiamo definito con i miei collaboratori Andrea Riccioli e Roberto Gemmi, ai quali rinnovo la mia massima fiducia e stima. Poi la parola è passata all'avvocato Levati, nel dettaglio ha spiegato che non c'è stato nessun passaggio delle quote in casa Arezzo. Nucilli era stato contattato perché imprenditore edile e un suo ingresso avrebbe fatto comodo nel progetto di restyling dello stadio. La cosa ha suscitato l'interesse dei colleghi presenti e dopo una domanda della collega Francesca Muzzi, visibilmente contrariato, Ferretti ha lasciato la stanza. Nel finale, rispondendo ad una domanda del nostro inviato, sentiamo cosa ha dichiarato l'avvocato Levati. Il contratto prevedeva una clausola di riservatezza anche per questo motivo, ovviamente. Non era una trattativa che bisognava condurre sui giornali per ovvie ragioni, ma per ragioni ben più importanti, secondo me, di fronte a qualcuno che ci dava una disponibilità economica importante per rifare le tribune dello stadio. Ma guardi, una volta prese tutte le cautele, io sottolineo questo aspetto, una volta prese tutte le cautele, ma perché no? Cioè, avremmo fatto un discorso diverso se oggi fossimo in difficoltà. Dice, guardi, io sono nei guai, bisogna che l'Arezzo fa. Abbiamo ragione, ma siamo stati truffati. Ma bisogna che l'Arezzo faccia una causa di 5 anni per aver ragione in tribunale civile, vedersi riconosciuto il diritto sulle quote e la restituzione. Non è così. Nucilli è diffidato dagli atti di gestione e dagli atti di disposizione su quelle quote. La Camera di Commercio ha un atto formale per il quale è invitata ad annotare quell'atto di citazione, di dichiarazione, di risoluzione e quell'atto di risoluzione. Nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, vediamo, perché se questo signore viene e vi rifà le panchine, gli diamo una pacca sulla spalla e gli diciamo: hai scelto le persone sbagliate, questa volta provaci con un'altra piazza. Perché no?